Vuoi far decollare la tua nuova impresa? Entra in CNA. Francesco Galtieri, in questo momento noi ti vediamo, ma sei un po' lontano perché sei a Damasco in Siria. Tu coordini l'ufficio delle Nazioni Unite, ma spiegami meglio in che cosa consiste il tuo lavoro, perché io l'ho indicato in modo generico. Allora, innanzitutto ciao dalla Siria, è bello rivederci così a distanza dopo che 10 giorni fa ci siamo visti a Matera in piazza. E allora, io sono responsabile per coordinare il lavoro delle 15 agenzie delle Nazioni Unite presenti in Siria, più le agenzie non presenti in Siria ma che hanno comunque delle attività di assistenza puntuali dall'esterno, e qui conduciamo principalmente 3 tipi di attività. In larghissima parte assistenza umanitaria alle popolazioni in bisogno, in parte relativamente minore attività invece di accompagnamento un po' all'autonomizzazione economica, ai mezzi di sopravvivenza un po' per una buona parte delle persone presenti in Siria, quindi siriane e non siriane, e poi appoggiamo un po' il processo politico di tentativo di risoluzione di una crisi che ormai va avanti da 10 anni. Per dirla tutta, per alcuni versi tu da bambino dovevi proprio amare la geografia. Allora, da bambino non solo amavo la geografia, Antonella, ma stranamente, quando da piccolo mi chiedevano cosa volessi fare da grande, io rispondevo l'ambasciatore, pur non sapendo che cosa volesse dire, perché avendo una famiglia che viene in maniera perimetrata tra Matera e Ferrandina e non avendo parenti diplomatici, non so neanche dove abbia imparato quella parola quando avevo 5-6 anni, però sicuramente diciamo che la curiosità del viaggio è stato quello che mi ha stimolato di più a intraprendere questo percorso. Senti, lo osservi molto più facilmente di tutti noi il mondo, e come ti sembra in questo momento, che è un momento difficile dovunque, non ci sono aree ormai in cui la crisi si vive più che in altre, però tu sei proprio al centro e nel cuore della vera crisi mondiale. Allora, come si osserva da lì il resto del mondo? Allora, diciamo che si osserva con il senso della relatività di essere in un paese che ormai da 10 anni aveva così talmente tanti problemi che il Covid non ha fatto che aggiungerne uno strato ulteriore, come una torta in qualche modo. E quindi c'è un maggiore senso di impegno rispetto alla complessità. Invece molti dei nostri paesi, se penso all'Italia, siamo stati un po' presi inaspettatamente dalla complessità che il Covid ha portato, con la crisi sanitaria, la crisi economica, eccetera. Quindi è sicuramente un posto dove si è stati un po' più pronti a rispondere a una crisi complessa per via di dove si sta. Osservo sicuramente un grandissimo ritorno, se vuoi, agli egoismi degli stati nazionali, perché come i vari stati, i vari attori si stanno comportando qui in Medio Oriente, e parlo un po' di tutti gli stati che sono coinvolti, osserviamo meno senso di cooperazione multilaterale, più perseguimento degli obiettivi di ogni stato. E poi osservo quello che giustamente tu citavi, il fatto che mentre fino forse a 30 anni fa c'erano paesi che stavano meglio e che potevano andare a portare aiuto a chi stava peggio, oggi in linea di massima ogni paese ha i propri grandi problemi di disoccupazione, di disagio sociale, e quindi si dovrebbe, io spero, sviluppare un po' più di senso che siamo tutti nella stessa barca, sebbene sappiamo che quando si parla di barche, soprattutto in Italia in questi ultimi anni, non c'è necessariamente il senso di solidarietà che molti di noi si auspicherebbero. Restiamo in tema, posso chiederti una tua definizione sintetica del termine altruismo oggi? Credo che l'altruismo oggi abbia molto a che fare con la capacità di mettersi al posto degli altri. Cioè, è fondamentalmente un sentimento di empatia che probabilmente in passato, soprattutto quando pensiamo, no, alle nostre tradizioni dei vicinati, della solidarietà, eccetera, si sentiva molto di più, perché si sapeva che i destini degli uni erano un po' più legati ai destini degli altri. E io vengo da una famiglia che dal lato materno a Matera ha 8 figli viventi, di cui 12 in totale, di cui 4 viventi, e i fratelli e le sorelle maggiori hanno pagato gli studi ai fratelli e le sorelle di dopo, quindi diciamo che quello era un senso di altruismo interno alla famiglia, che poi si allargava al vicinato, comunque anche alle associazioni, alle comunità, che negli anni 70 e 80 sono state molto forti. E quindi secondo me è un po' questo il senso dell'altruismo.
Ti chiedo un'ultima cosa prima di salutarti. Matera ti manca? Matera mi manca, per questo ci torno spesso, per questo negli ultimi 3 anni ho deciso di sospendere la mia carriera internazionale un po' per rientrare in Italia, e quindi è un legame molto forte che non ho mai rescisso e che continuo a portare avanti anche con la consapevolezza, la trasparenza e l'apertura dell'impegno civico e, perché no, politico, quando per politica non si intende solo la competizione elettorale, ma anche la promozione dei propri valori. Bene, Francesco, per ora ti ringrazio. Non posso che augurarti un buonissimo lavoro, vista l'attività che svolgi. Ti aspettiamo a Matera quando vuoi e quando decidi di tornare. E per quanto riguarda, per dirla tutta, noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie ancora, Francesco Galtieri. Grazie a te, Antonella, e grazie a tutti coloro che ci ascolteranno.